Questo è Caverna di Platone. Questo è Si è lui. Questo è Caverna Rewind. Come sempre, la domanda è la seguente: ma Dragon Ball Super alla fine è canonico come Dragon Ball e Dragon Ball Z, cioè è riconosciuta da Akira Toriyama? È certo. Io ho sempre il sentore che il nome di Toriyama è solo uno specchio per l'allodole, per far andare bene alla fanbase storica. Una mia opinione da non esperto del settore. Vabbè, ma ma non è che poi domani faranno... vabbè, comunque tutto quello che avete visto ce lo rimangiamo. Allora, spieghiamo una cosa. Spieghiamo, capiamo. Allora, Jumprix 30, tu devi entrare anche in questo mood. Fra l'altro, in realtà mi aiuti, forse mi dai il là per un contenuto che volevo fare. Non so se poi lo mettiamo, mo ci penso. Allora, come funziona la canonicità degli eventi di Dragon Ball, bla bla bla, tutte ste stronzate? Allora, prima di tutto, canonico non è mai quello che pensate voi. Mai nella vita. Canonico significa solo che fa parte di un corpo di storie. Imparate l'italiano prima di tutto. Quello che intendi tu è legittimo. È un sequel o un midquel legittimo? Per il momento lo è sicuramente. Ciò non toglie che tra 20 anni potrebbe essere cancellato. Esattamente come Dragon Ball GT era il sequel ufficiale di Dragon Ball GT, poi dopo hanno detto no, non è più il sequel ufficiale, è un alternate story, come un what if. Quindi cominciamo a toglierci dalla mente questa stronzata: è canonico o non è canonico? Perché canonico non significa assolutamente niente. Ora, è sicuramente un midquel legittimo. Perché? Perché c'è Toriyama dietro che controlla e approva o disapprova alcune scelte che vengono fatte per il brand. Quindi Toriyama non è che sta lì e hanno messo il nome, così ha messo una firma, sì, datemi miliardi. Anche se Toriyama fa poco, fa delle cose importanti. Decide un canovaccio di storie per la serie, decide cosa devono fare i personaggi, insomma, sta impicciato, fa un sacco di cose. Quindi non ti preoccupare, cioè... è comunque parte del grande mondo del Dragon World. Cosa vorrà dire mai questa cosa? Tutto fa parte del Dragon World. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, Super Dragon Ball Heroes. Tutte sono storie ufficiali perché sono fatte con il beneplacito di Toriyama. Sono storie che possiamo considerare legittime o semplicemente ufficiali. Perché le ha fatte la Toei? Con Toriyama alle spalle o meno, Toriyama ha fatto dei design o meno, comunque anche i film, fa tutto parte del grande mondo del Dragon World, fantastico Dragon World, fa tutto parte del piano di Pilaf. Masullo dice, l'importante è che capite che Toyotaro non conta un cazzo, è su questo. Ma più che Toyotaro, che comunque c'è sempre Toriyama dietro le scelte delle saghe, ma più che Toyotaro è proprio... il manga che non conta un... se non è fatto da Toriyama, il manga non c'ha veramente alcun valore. Cioè, se Toriyama facesse il manga, ti assicuro che pure se fossero veramente granola moro, sarebbero da qualche parte. Siccome li fa Toyotaro, sono dei personaggi del che nessuno vuole. Non c'è il maestro al 100% dietro, non si usano, non si fa l'anime, niente, morti. Granola, si mangia a colazione. No, no, ci sta, perché comunque facendo parte di un canone di storie che si è deciso, quando si parla di canone, appunto un corpus di storie, si è deciso che quelle storie stanno tutte insieme. Per quale motivo? Il motivo è X, quello che è. Però, insomma, è quello il senso. Super Fu conta più di Moro. È anche animato, vero? Fu... Ma infatti, la gente tutti quanti piange. È finito Dragon Ball Super. Hanno fatto solo i film, non lo continuano più. Ma andate a fare in bocca a chi vi è morto. Fino a mo stanno facendo Super Dragon Ball Heroes. Avete Heroes da 5 anni? Non lo guardo. Quello è il continuo di Super. Quello è il continuo. Quella è la alternate line di Super. Guardate che Daima prenderà spunto da Heroes, secondo me. No, ma lo penso pure io. Con un Makaioshin, cambiamenti temporali, cose. Certo, è regolare. Un Makaioshin che vuole manipolare un Kaioshin. Vediamo. Che poi, comunque, secondo me sarà un mix di cose. Ma perché non fa più il manga per l'età avanzata? Cioè il fatto che lui operi dietro le quinte, non direttamente come ha fatto fino a Z. Che già fa chiusa tutto cazzo. Ma uno si può rompere il c***o.
Si è rotto il c***o. Basta, si è rotto il c***o. Toriyama è... Per fare soldi questa è l'unica cosa che può fare. Qualsiasi altro progetto soldi non ne fa. Dragon Ball fa soldi. Fra l'altro, ieri sera con Angelo parlavo proprio di questo. Aspettate che me lo vado a prendere perché che veramente mi fanno girare il c***o. Mi fanno girare il c***o. Mi fanno arrabbiare. Sono delle persone, dei lestofanti, dei lestofanti, degli animali, figli di puttana. Veramente, che dicono cose senza capire un c***o di niente. Allora, Toei decide di espandere il suo mercato, mercato globale, che letteralmente negli ultimi 7 anni ha avuto sempre come ranking numero 1 nelle classifiche oltreoceano di vendite come licenze Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, sempre. Guarda, guardate il grafico, Dragon Ball esonda, spadroneggia, ok? E Dragon Ball Super Hero. È brutto, è animato male, non mi piace. Dragon Ball Super Super Hero ha distrutto i Pokémon, li ha ammazzati e ci ha pisciato dentro. Finora record imbattuto, quello di Pokémon Mewtwo Strikes Back, un record da più di 20 anni, che il primo giorno di proiezione al cinema aveva fatto 10.1 milioni di dollari. Super Hero ha fatto il primo giorno 10.8 milioni di dollari pisciando in testa i Pokémon. Ma secondo voi Toei e il market globale di questa azienda si è espanso per One Piece? One Piece un bel quadrante se l'è preso. Si è espanso per Slam Dunk, si è espanso per Sensei, si è espanso per Digimon. O per il chita stramorto di Dragon Ball che da solo mantiene mezza baracca? Eh? Ci arriviamo? Ce la facciamo ad ammettere che un cartone per bambini è la cosa che fa fare più soldi del mondo? E qui mi attacco per fare il contenuto che Nicolas dovrà ricaricare perché mi sento bello. Il futuro somiglia troppo a Darbula. Boh. Che tengo pizzetto. Oh, oh, Darbula. Darbula. E io sarei Babidi. Vieni qua, Darbula. Dobbiamo andare a prendere Darbula, vieni. No, non parla. Darbula, ho parcheggiato in doppia fila. Vai a prendere la multa. Vai, non vai, credo. Paga la multa. Darbula, sputa in faccia al poliziotto, così diventa di pietra. Dai, Darbula. Si diventa di Pietro. Di Pietro. E così ci arresto. Certo. Maxi processo, eccetera. Darbula, evadi le tasse. A Darbula, facci fuori una spada. E anche una pistola ci serve. Dai, non sei Babi, sei una cambiata, penso papà. Mi sa che oggi non facciamo nessun Tenshinhan versus Krillin. Aspetta. Cos'è questo Tenshinhan versus Krillin? Nooo!